prima abbiamo detto l'importanza anche del dialetto in tutta questa tradizione vocale canora, abbiamo sentito l'accento toscano di Caterina Bueno e adesso sentiremo un altro accento, ma sempre spiccatamente dialettale, ed è l'accento veneto di Gualtiero Bertelli. Gualtiero Bertelli che ha scritto delle cose molto belle, Nina ti te ricordi, Acque Terra e persino Un avanti popolo, però stemperato un po' in malinconia. E cioè lui è un cantante, un autore la cui cifra è una certa malinconia, non una malinconia privata, esistenziale, forse una malinconia politica, cioè è un artista che cerca sempre di rendere più problematica persino l'adesione, per esempio, a un movimento politico, ad un'idea. Quindi non è un artista da inni, ma è un artista che magari prende un inno e lo scompone attraverso questo suo interrogarsi e interrogare la realtà che ha di fronte. Gualtiero Bertelli. Sfruttati, ne vogliamo sfruttatori, ci hanno detto quei signori che la loro è libertà, libertà d'essere padroni, di poterci derubare, siamo in tanti a lavorare, sono pochi a guadagnare. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa si innalza, bandiera rossa, bandiera rossa, bandiera rossa trionferà. Poiché noi vogliamo la terra che avete derubato e che per troppo vi abbiamo lasciato, ci chiamate malfattori, malefattori.